Bene a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Orco Verde. In questo video vi farò vedere un glitch mostruoso che vi permetterà di avere il borsone nero, quindi il borsone, quello delle rapine, solamente che lo avete nero. Praticamente questo borsone si può solamente avere solamente se si è moddati, appunto con un account moddato. Invece ragazzi, questo è un glitch epico che funziona ancora adesso, perché comunque sia è un glitch che già funziona da un po'. Comunque ragazzi, per chi non lo sapesse, c'è questo metodo che vi sto mostrando ora. Dovete scegliere appunto un completo, diciamo carino, da indossare appunto il borsone, che stia bene appunto con il borsone. Quindi dovete comunque sia, vi consiglio di dire a un vostro amico di avviare un laboratorio Raid Human, ovvero la prima preparazione codice a chiave, perché semplicemente questo glitch non esce sempre, l'ho provato un po' di volte e non mi è uscito sempre. Però ragazzi, vi consiglio che l'host sia il vostro amico o comunque sia un'altra persona e non voi, perché ho notato che questo glitch funziona spesso, diciamo funziona di più se non siete l'host voi ma un'altra persona. Quindi dovete essere in una sessione pubblica, privata, quello che volete ragazzi, in una sessione qualunque di GTA. Io ragazzi ero in una sessione pubblica, quindi ragazzi funziona anche se si è in privata. Quindi cosa dovete fare? Dovete unirvi a una sessione, comunque sia hostare una sessione. Ragazzi, io vi consiglio sempre di unirvi, ma comunque potete provare anche ostando una sessione, comunque si esce lo stesso, forse però meno rispetto se vi unite a una sessione di un vostro amico, comunque sia un altro membro. Quindi cosa dovete fare? Una volta che appunto l'host ha avviato l'attività codice chiave, ovvero la prima preparazione del colpo laboratorio Raid Human, dovete semplicemente premere cerchio e uscire non appena praticamente ci sono la scelta dei vestiti del vostro personaggio su cui andrete poi a svolgere il colpo. Quindi una volta che appunto dovete confermare i completi che volete utilizzare per fare il colpo, dovete premere cerchio X per uscire dal colpo. E quindi una volta fatto ciò, spawnerete, se glitch è uscito correttamente, con il borsone nero da rapinatore. Quindi ragazzi, una volta fatto ciò, dovrete solamente entrare all'interno del vostro appartamento o comunque sia il negozio d'abbigliamento e salvare il completo tra i completi salvati. Quindi ragazzi, ripeto, appunto unitevi a una sessione di un vostro amico, ve lo consiglio, perché ragazzi ho notato che esce più spesso il glitch. Però ragazzi, esce anche se siete lost, però esce meno, perché ragazzi ho provato a essere lost e non mi è uscito. Quindi ragazzi, provate comunque voi, fate quello che volete, o comunque se avete già il completo con il borsone tanto meglio, e non fate questo glitch. Quindi ragazzi, una volta che avete salvato il completo, vi rimarrà salvato tra i completi salvati e come potete vedere, anche se spegnete la PlayStation, comunque sia il completo rimane e non è uno di quei completi che la Rockstar rimuove. Quindi niente ragazzi, non so se questo glitch funziona per tutte le console o solamente su Next Gen, scrivetelo fra i commenti. E niente ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto, lasciate un like, un commento, iscrivetevi al canale. Se volete passate nel mio crew di Orco Verde, troverete il link in descrizione per giocare insieme. Inoltre, se volete aggiungermi in Noid online, PS4 e Orco Verde, sempre scritto in descrizione. E da Orco Verde è tutto, noi ci vediamo al prossimo video, bella!